Tutti hanno visto il film, anche i giovani l'hanno visto. Quindi dire Giovannino Guareschi è l'inventore dei due personaggi, Don Camillo e Peppone. Il fiume Po è un elemento di anarchia molto potente, è un'idea di pensiero. Allora, questo credo che sia un aspetto importante della figura di Guareschi. Ma come si può definire reazionario un autore che riesce a essere satirico? Certo, politicamente era un reazionario. Però non si può nemmeno giudicare alla luce dei comportamenti politici quando c'è una testimonianza e una elaborazione letteraria e culturale molto più ampia. Giovannino Guareschi è stato uno dei più importanti giornalisti italiani. Si affermò già negli anni 30 con la fondazione del Bertoldo, settimanale satirico, e poi continuò nella sua attività negli anni 40, finito la guerra, fondò il Candido e affiancò la Democrazia Cristiana nell'importante campagna elettorale del 18 aprile 1948 contro i comunisti. Quello stesso anno uscì il primo di una serie di suoi libri su Don Camillo e Peppone, un parroco democristiano e un sindaco comunista che sarebbero diventati famosissimi in Italia. Nel 1954 ebbe un incidente giornalistico, nel senso che pubblicò delle false lettere di De Gasperi, false lui non lo sapeva, secondo le quali De Gasperi aveva chiesto agli alleati di bombardare l'Italia nel 1944. Quando fu condannato accettò la sentenza, non volle scappatoie, andò in prigione e ci rimase per più di un anno. Uscito dalla prigione continuò la sua attività giornalistica fino alla fine degli anni 60, quando morì. Nel frattempo i film dedicati a Don Camillo e Peppone, interpretati da Fernandella e Gino Cervi, avevano avuto un successo davvero eccezionale. Il primo sole che i miei occhi vedono è il sole della mattina del 1 maggio 1908. Un sole politico. E la politica, infatti, ribolle 3 metri sotto la mia culla, perché il 1 maggio è la festa rossa alla bassa. E i rossi si addensano nel cortile sul quale dà una finestra di casa mia. Giovannino Guareschi nasce all'alba del secolo breve a Fontanelle, una piccola frazione della Bassa Parmense, dove il Po, le zanzare e la campagna sono lo sfondo di storie bizzarre e personaggi curiosi, le prime fonti di ispirazione per la fervida fantasia del futuro scrittore. La Bassa la racconta Giovannino all'inizio del primo Don Camillo, quando lui scrive quei 3 racconti meravigliosi dove non c'è né Don Camillo né Peppone né il crocifisso che parla. E sono 3 racconti in cui dice che il Po, e quindi anche la pianura, comincia a Piacenza. Prima è un'altra cosa. E cosa sia questa prima non si sa bene che cosa voglia dire. Quindi la Bassa comincia a Piacenza e fa una specie di triangolo tra la Via Emilia, gli Appennini e il Po. Quindi questo è il triangolo in cui si svolgono delle cose e Guareschi lo dice perfettamente, dice succedono 3 cose molto particolari qua che non succedono in nessun'altra parte del mondo. La prima è che i cani hanno un'anima, cioè gli animali hanno un'anima e sono capaci di deviare anche i tram. L'altra è il fatto che se tuo figlio si ammala tu puoi prendere il fucile e andare direttamente in chiesa e a parlare con Dio. Terzo, qui si parla con i morti.
Questa è la Bassa, terra dove c'è gente che non battezza i figli e bestemmia non per negare Dio, ma per far dispetto a Dio, e sarà lontana a 40 chilometri o meno dalla città. Ma nella piana frastagliata dagli argini, dove non si vede oltre una siepe o al di là della svolta, ogni chilometro vale per 10. E la città è roba di un altro mondo. L'argine diventa un confine vero di mondi, per cui prima dell'argine e dentro nell'argine accadono cose straordinarie. Questo non l'ha scritto solo Guareschi, ma l'hanno scritto anche in tanti altri autori, per cui all'interno del fiume, della Golena, accadono anche lì cose assolutamente fuori da ogni regola. Non ci sono regole dentro della Golena. Il Po è un mondo a parte. È una presenza che sa essere discreta o invadente, ma scandisce il tempo e permea le vite di tutta quest'area che spazia dalla provincia di Parma a quella di Reggio Emilia. E proprio Parma è per Giovannino il luogo della formazione scolastica superiore. In quegli anni del ginnasio ho avuto la grossa fortuna di avere come istruttore Cesare Zavattini, il quale era istruttore a Maria Luisa per mantenersi agli studi all'Università di Parma. E Cesare Zavattini ha intuito le doti umoristiche di mio padre. Cesare Zavattini scrive le note sulle mie pagelle. Troppo spiritoso. La sua verve è spesso inopportuna. Le sue mancanze sono conseguenza di irrefrenabili doti umoristiche. Veramente intelligente, ottiene per lo studio, coi minimi mezzi, i massimi risultati. Zavattini incarna il mentore per Guareschi, un fratello maggiore e figlio della stessa cultura del Po. Poi mio padre ha avuto la fortuna di avvicinarsi al giornalismo per causa di forza maggiore, perché dovendo continuare gli studi ed essendo il padre fallito non c'erano più soldi per continuare il liceo. Allora mio padre è riuscito a lavorare in nero al quotidiano locale, che è la Gazzetta di Parma. E Zavattini nel frattempo è andato a Milano, ha fatto subito fortuna e ha segnalato mio padre a Angelo Rizzoli, che stava preparando un settimanale umoristico che si sarebbe chiamato poi Bertoldo. Quando arriva il Bertoldo, arriva a Milano. Quindi non è più la piccola città di provincia, è la grande città, è una Milano in grande trasformazione, è una Milano dell'avanguardia, e si sta espandendo dal punto di vista non solo industriale, ma anche dal punto di vista architettonico. La provincia è la grande riserva intellettuale, artistica, spirituale del paese. Questa sua meravigliosa sonnolenza, questo suo divino torpore, non servono a conciliare il sonno, ma a pensare. Ed è dal cervello, dalle idee, che nascono le uniche cose buone della vita. La provincia ha fatto maturare il giovane Guareschi. Milano, invece, lo inghiotte con le sue luci e la sua modernità, ma gli fornisce tanta materia per la sua satira. Che Milano era? L'idea che mi sono fatto, ma indipendentemente da Guareschi, è di una città molto provinciale, molto chiusa, attenta ai propri riti. La scala, la galleria, il caffè, queste cose che non erano poi molto diverse dalla provincia di tutta Italia. Però a Milano era nutrita anche di una certa prosopopea, di convinzione di essere al di sopra degli altri. Guareschi questo non lo coglie in realtà, non guarda Milano come un posto in cui i cittadini si gloriano di essere superiori ad altri. La guarda con simpatia e con ironia e in fondo ci si sente molto partecipe. Il Bertoldo nasce nel 1936 in una Milano, o meglio in un paese, in cui il regime fascista blocca sul nascere ogni tentativo di pensiero non allineato. Ecco perché gli umoristi come Guareschi e tutta la sua brigata hanno vita dura. Il Bertoldo, sul quale mio padre scriveva, era un giornale dove non si faceva critica al regime, perché sennò lo facevano chiudere. Tant'è vero che una volta è stato sequestrato
un numero del Bertoldo perché avevano trattato un argomento che non dovevano trattare. Però riuscivano a fare della fronda, cioè non potevano attaccare il regime direttamente, se no facevano chiudere. Allora, siccome era un gruppo di giornalisti e disegnatori molto brillante e molto intelligente, erano riusciti a creare una realtà assurda nella quale giocavano dentro, facendo critica alla retorica, che era poi la retorica di regime, perché cercavano di sviluppare il senso critico nei lettori. La retorica è come un pallone gonfiato che tiene in piedi ogni tipo di regime. Tutto va bene. Non ci sono più ladri, non ci sono più adulteri, non esistono più profittatori, affollamenti, suicidi, disservizi, tessuti scadenti, figli degeneri. I giovani sono tutti in gambissima grazie alla sana educazione, i poveri stanno benone grazie alle provvidenze esistenziali. E tutti sono contenti. Gli operai si recano al lavoro cantando, la radio canta, gli acquedotti cantano. La censura fascista era molto forte in quegli anni. E lui ha avuto un problema enorme con più volte, in particolar modo con una vignetta dove si vede Sandokan sopra la nave con tutti i suoi tigrotti. E lui sopra il cestello dice: avanti tigrotti della Malesia, all'arrembaggio. E ce n'è uno che è fermo e non si muove. Dice: tu perché non ti muovi? Fa: perché sono di Gallarate. Che è una battuta straordinaria. E il federale di Gallarate scrisse contro Guareschi, gli mandò una lettera molto risentita dicendo che il paese era pieno di eroi. Questa è la retorica del... Però ti dà l'idea che ogni tanto colpivano, perché le censure fasciste evitavano proprio moltissime tematiche. Per uno scrittore del tempo era molto difficile uscire dall'ambiente fascista, dai condizionamenti di vario genere che gli premevano addosso, e senza essere un servo del potere era molto difficile esprimersi in modo diretto e chiaro. Certo, Guareschi ha la fortuna, in un certo senso, di poter giocare sull'ironia, sullo scherzo, sulla caricatura, e questo gli dà un certo margine di movimento. Guareschi è un uomo libero, si è sempre definito un uomo libero, e quando tu sei libero sei sempre anarchico nei confronti degli altri sistemi politici o degli altri modi di pensiero. In realtà qui è una terra veramente di rivolta, è sempre stata una terra di rivoluzione. Allora, questa idea di non essere omologato fa parte di un humus culturale che è tipico di tutti questi scrittori. Sono umoristi, cioè gli umoristi sono liberi, sono gente che guarda la realtà in una chiave completamente diversa rispetto a quelli più inquadrati dal punto di vista politico. Quindi lui comincia a guardare la realtà, la città, come il provinciale che va a Milano e scopre la modernità, scopre la bellezza della città, le automobili, i negozi, la Rinascente, e quindi tutto questo mondo completamente nuovo, e lo racconta con che cosa? Con la forza esplosiva del paradosso, del grottesco che ha imparato nella sua terra. Dentro la nebbia di Milano è nascosto il mio avvenire, e a ogni svolta della strada può spuntare l'imprevisto. D'inverno sui vetri c'è ghiaccio spesso undito. Io lavoro a un tavolino, imbacuccato in una coperta come un antico romano, col solo braccio destro fuori e le gambe dentro una cassa piena di carta straccia. La moglie Ennia lo raggiunge subito e insieme scoprono la grande città partendo da una piccola stanza ammobiliata e fredda. Ma per Giovannino non c'è bohème che tenga. È la guerra a strapparlo dalla sua vita milanese. Una guerra che segna la vera svolta nel corso della sua vita e di quella della sua famiglia. Mio padre, come tutti i militari italiani, si è trovato nella situazione dell'8 di settembre, quando c'è stato l'armistizio. I tedeschi hanno catturato tutti i militari italiani,
con i quali avevano combattuto fianco a fianco fino al giorno prima e li hanno messi di fronte a un out-out. O continuate a combattere al nostro fianco o vi mandiamo nei lager. E diciamo, la stragrande maggioranza dei militari italiani ha preferito non continuare a combattere e si sono trovati nei lager di Polonia e di Germania. In data 28 settembre 1943, Bormann indica in un foglio d'ordine, definito Geheim, segreto, il trattamento cui debbono venire sottoposti i soldati italiani catturati. Il paragrafo 3 riguarda i soldati italiani che hanno opposto resistenza attiva o passiva contro le disposizioni tedesche o che complottano col nemico o con le bande partigiane. Il lager per Guareschi è stata un'esperienza devastante che tuttavia ha saputo affrontare con la forza e la tenacia della sua solida cultura contadina. Ognuno muore come può per la sua idea. Fra le tante fesserie, Mussolini ha detto una cosa sacrosanta. Si serve la patria anche facendo la guardia a un bidone di benzina. Io la servo facendo la guardia alla mia dignità di italiano. E se muoio di polmonite o di fame o di tifo petecchiale, non sono meno morto di chi muore per un colpo di 381. Quello che ha sorretto Guareschi tutto questo periodo è stata la possibilità di guardarlo, immaginarlo come un racconto sarcastico, un racconto ironico, un racconto che non dava tanto la profondità della tragedia, ma dipingeva l'atteggiamento di un uomo distaccato e che cercava di far ridere o far sorridere chi guardava da fuori. Mi sembra impossibile che questo tremendo incubo possa finire. Sono qui in attesa di essere mandato al lavoro obbligatorio, come vengono mandati tutti gli altri. La guerra non accenna a finire e solo Dio potrà aiutarmi in questa nuova dolorosa prova, che sarà la più dolorosa di tutte, oltre al resto, anche per la mia salute. Ci sono due mondi, prima della guerra e dopo la guerra. In mezzo c'è il lager, due anni di lager, due anni di campo di concentramento che lo segneranno profondamente. Niente di nuovo può succedere qui dove tutto è nemico. Gli uomini, l'aria, il cielo, dove anche Dio è nemico e ha un nome minaccioso e grottesco, Gott. Niente di nuovo. È un giro eterno che è finito e ricomincia. Giorni che si ripetono. La noia di oggi sarà la noia di domani. E quando lui torna nel campo di concentramento capisce che non può più scrivere, non può più lavorare, non può più pensare perché la politica entra dentro nei suoi pensieri, dentro nei suoi personaggi e non può più scrivere come prima. È un problema proprio di narrativa e non è soltanto un problema narrativo ma anche ideologico perché capisce che il mondo è cambiata la società, è cambiato il mondo, va ricostruito un paese. Il primo ricordo di mio padre risale al 1945, quando me lo sono trovato improvvisamente di fronte dopo due anni di campo di concentramento e non l'ho riconosciuto. Dopo anni di lontananza, quasi giornalmente sbarcano nei porti italiani i reduci dalla prigionia. In un viaggio che è stato senza dubbio il più desiderato della loro vita. Il loro domani, qui in Italia come altrove, si presenta pieno di incognite. Quello che Guareschi si trova a osservare è un paese frantumato nel corpo e nello spirito. Un paese da cui si è sentito abbandonato e che stenta a riconoscere. Ed è proprio l'Italia che diventa la materia prediletta della vis polemica di Giovannino, un serbatoio di ispirazione e un perfetto bersaglio per il suo sferzante sarcasmo. Lui ricorda di aver visto un camion che arrivava da Sesto San Giovanni con una donna che aveva una figura allegorica per celebrare la vittoria, per celebrare la pace. Ma nello stesso tempo a questa immagine fa seguire immediatamente il ricordo degli scontri feroci del dopoguerra.
Guareschi ha la capacità di incanalare tutto ciò alla lunga dentro una visione ironica, non dirò pacificatrice, ma almeno non irosa. Questo è un grande pregio di Guareschi. Gli italiani non hanno imparato niente dalla guerra. È triste. Nelle guerre imparano qualcosa soltanto i morti. I vivi non imparano niente. Anche il dopoguerra finisce. Guardo con occhi nuovi il mondo, ma sono sempre gli occhi di prima della guerra. È mai possibile che uno riesca a pensare con nostalgia alla malattia dalla quale è appena scampato? È mai possibile che io arrivi a pensare che quando ero malato speravo di guarire e adesso che sono guarito posso tutt'al più temere di ammalarmi? Quindi questi giovani capiscono che usciti da questa tragedia si può costruire un'Italia nuova. E qual è il vero problema? Che tutti questi giovani che erano stati nel campo di concentramento, che erano i giovani quadri, che tornati dalla guerra vanno a comandare l'Italia nei centri di pensiero, sono i primi a tradire quegli ideali che avevano costruito nel campo di concentramento. Allora è lì che si incavola il nostro amico Guareschi, è lì che capisce che tutta questa utopia, questo mondo viene tradito. Una battaglia disperata, combattuta fra le macerie di un ventennio, sulle quali la gente si è arrabatta a costruire le future macerie di altri ventenni. Il silenzio che lui sente da parte dell'Italia, della politica italiana, è un silenzio che va distribuito su due fasi. La prima, quando lui era in campo di concentramento. L'altra parte che lui deplora è il fatto che non ci sia nell'Italia del dopoguerra un riconoscimento di coloro che, come lui, sono stati nel campo di concentramento. E in questo, devo dire, lui coglieva un aspetto della politica postbellica italiana che era purtroppo drammaticamente, anzi tragicamente, vera. Giovannino sente l'enorme peso di un sacrificio caduto nel vuoto. Ritrovarsi in un paese che non riconosce lo mortifica più di ogni altra cosa, ma cerca di recuperare le energie e soprattutto di mantenere dritto il timone della propria etica. Allora nasce l'Italia provvisoria, cioè quell'Italia che non si dà mai la possibilità di costruire veramente come paese. E perché? Perché ci sono delle forze continuamente reazionarie. Il tradimento sta nella corruzione, sta nelle bustarelle, nell'interesse privato invece dell'interesse pubblico, nel fare le cose, lo scrive, lo vedi anche nella distruzione del paesaggio. Lui è uno dei primi a parlare di antenne sui tetti e che avrebbero cambiato completamente il paesaggio italiano. Pasolini lo dirà 15 anni dopo. Lui è uno dei primi a raccontare questo, è uno dei primi a capire come attraverso la televisione vengono veicolati dei messaggi che stanno distruggendo la famiglia. Probabilmente quello che lo ha urtato è stato il fatto che non si riconoscessero quei valori che lui riconosceva, di importanza della monarchia, dell'importanza della patria. Il dopoguerra italiano è dominato da una profonda incertezza e forse anche da grandi speranze di rovesciamenti totali. Su invito di Angelo Rizzoli, nel dicembre del 1945, Guareschi, assieme a Mosca e Mondaini, fonda la rivista Il Candido. Candido è un settimanale del sabato che va alle stampe il venerdì e viene messo in vendita il martedì portando la data della domenica susseguente. Da questo si intuisce che si tratta di un settimanale indipendente. Candido è apartitico, non riceve direttive da alcuno, non è legato a nessun gruppo politico, è un foglio imparziale con una leggera sfumatura monarchica. Qualcuno si ostinerà a voler trovare che Candido ha vaghe tendenze destrorse, il che non è vero per niente, in quanto Candido è di destra nel modo più deciso e inequivocabile. Quella di Guareschi è un'aperta battaglia anticomunista contro quelli che definisce, con un fortunato neologismo, i trinariciuti.
Allora il fatto che lui facesse i Trinariciuti, lui lo aveva detto, non è soltanto il Trinariciuto comunista, sono tutti quelli che pensano attraverso l'ideologia e attraverso un pensiero di un altro e non hanno la capacità e la coscienza di essere dei critici nei confronti della realtà. Candido nasce come settimanale umoristico. È difficile però spiegare cos'è l'umorismo a gente che non possiede il minimo senso dell'umorismo. Purtroppo in Italia già oggi si considerano come serie questioni, situazioni, azioni e persone che dovrebbero far sbellicare dalle risa. Chi non ride quando è il momento di ridere, piange poi. Giovannino e colleghi hanno le idee chiare, sanno da che parte stare e al tempo stesso non hanno intenzione di farsi intimorire da nessuna autorità. Mio padre nel 1948 ha appoggiato la Democrazia Cristiana perché c'era da fare argine contro il Partito Comunista, perché la situazione era drammatica, nel senso che c'era il rischio che l'Italia diventasse un paese satellite dell'URSS. Li avevamo di fronte, di là dell'Adriatico c'era l'Albania e la Jugoslavia. Poi dopo De Gasperi è cambiato, è invecchiato, perché non è invecchiato molto bene, perché già negli anni 52-53 cominciava a dire che l'Italia è un paese di centro che guarda a sinistra. E mio padre non era d'accordo con lui, ha fatto polemica, fino a quando gli sono capitati in mano dei documenti che lui ha pubblicato sul Candido, commentandoli in modo molto duro, il tribunale su querela di De Gasperi ha ravvisato gli estremi di diffamazione a mezzo stampa. La storia è finita tutto così. Mio padre è stato condannato sulla parola di De Gasperi. Giovannino aveva una condanna sospesa e la conseguenza dell'affare De Gasperi diventa una punizione da scontare in carcere, decisione a cui Guareschi si sottomette, ostentando coerenza morale e soprattutto orgoglio oltranzista. Dio sa come effettivamente sono andate le cose e questo mi tranquillizza in pieno. Ne voglio rivedere posizioni che non possono essere mutate, in quanto assunte per solo suggerimento della coscienza. Io e mia sorella è più giovane di me, aveva 11 anni, io ne avevo 14. Abbiamo vissuto senza traumi questa situazione, grazie all'intelligenza dei nostri genitori e grazie al posto dove noi abitavamo, perché abitavamo qua alle Roncole, una zona eminentemente agricola, una zona allora era rossa, rosso-rosa, dove però mio padre non ha mai patito uno sgarbo perché veniva considerato come uomo, era stimato come uomo. Anche quando andavamo a visitare mio padre a colloquio nel carcere di Parma, in San Francesco, ogni 15 giorni, non abbiamo subito traumi. La famiglia Guareschi lascia Milano e torna al paese. Giovannino è un uomo della bassa
e sceglie Roncole, proprio a due passi dalla casa natale di Giuseppe Verdi, per stabilirsi e proseguire la vita all'insegna dei valori tradizionali dai quali in fondo non si è mai discostato. Sì, capisco. Capisco come lei, non essendo di queste parti, non possa rendersi conto di come sia nata questa musica così esuberante, così romantica, in una terra tanto piatta, tanto desolatamente piatta. Eppure creda, per uno come me che vive in queste parti, ciò è comprensibile. Guardi ad esempio i tramonti. Questi tramonti che esplodono improvvisi, violenti, su questa terra piatta, pieni di rosso, di giallo, di sprazzi inaspettati, sono qualcosa che spiegano il perché da questa terra sia nata una musica così eccessiva, direi quasi. Creda, i tramonti sono un melodramma. È una casa che non ha nessuna caratteristica, niente che la distingua da tutte le altre. Una falda di tetto che va in su, una che va in giù, quattro muri pitturati di bianco e alcune finestre pitturate di verde. Pare una di quelle case del disegno spontaneo che ci insegnavano alle elementari. Riavvicinarsi alla terra, tenere strette le tradizioni di famiglia senza per questo abbandonare la scrittura. Ecco le intenzioni di Giovannino, uomo maturo, ma sempre carico di energie nervose da riversare sulle storture del mondo. La famiglia d'origine di mio padre era una famiglia contadina. Erano grossi proprietari terrieri, per cui la terra l'avevano dentro nel giro del sangue proprio. E questa passione per l'agricoltura, per la campagna e per la vita contadina, mio padre non l'ha mai dimenticato. Le vicende della famiglia Guareschi, trasfigurate come da prassi della buona letteratura, hanno riempito le pagine e le giornate lavorative di Giovannino per lunghissimi anni. Margherita, Albertino e la piccola passionaria sono i personaggi che accompagnano i lettori e rappresentano la semplicità della vita familiare nei decenni in cui il paese si trasforma velocemente e cambia volto, che Guareschi lo voglia o meno. Allora, il Corriere delle Famiglie nasce nel Bertoldo, non dimentichiamolo mai, cioè la famiglia Guareschi e i racconti sulla famiglia Guareschi nascono intorno al 37-38, cioè già allora, fino al 68. Sono 30 anni di storia italiana vista che cosa? Attraverso la famiglia Guareschi. Penso che nessun altro l'abbia fatto nel Novecento. Leggere in ordine cronologico tutta la storia della famiglia Guareschi in questo modo è come leggere la storia d'Italia e dell'Europa, vista attraverso il prima della guerra, durante la guerra e dopo con la guerra civile dal 46 al 48, poi con l'arrivo del boom economico, il Concilio Vaticano II, quindi c'è tutta una trasformazione dell'Italia che viene monitorata con un sismografo che è la scrittura di Guareschi settimana per settimana. I baffoni di Guareschi tra Incisa e Suvini spiegano l'occasione. L'Agis festeggia Rizzoli, vincitore dello Schermo d'Argento per il miglior film dell'anno. L'autore sventola il fazzoletto, mentre Rizzoli, produttore del film, lo trattiene per un momento. Il tempo per ricevere dalla signorina Suvini il premio ceduto generosamente all'autore di Don Camillo dal produttore del film. Con i racconti del mondo piccolo, Guareschi raggiunge una notorietà straordinaria, un successo imbattuto a distanza di oltre 6 decenni. Le vicende di Don Camillo e Peppone sono tradotte e conosciute ovunque, a riprova dell'universalità di quel mondo contadino, fatto di valori semplici, capaci di arrivare a tutti. Prima di tutto c'era la passione per quel mondo, perché è una cosa a cui lui partecipa intensamente. Anche se, certo, Peppone è un tipo il suo avversario è altro, però la sua passione per questo mondo piccolo, per questi contrasti
che si risolvono poi in realtà, questo in modo ottimistico, rivela più che il suo modo di raccontare, le sue speranze. In qualche modo lui spera che tutto questo si risolva in un'arguzia, in un racconto arguto. Giovannino Guareschi è senza dubbio un grosso personaggio. Giornalista, scrittore, sceneggiatore, agricoltore ed ora anche trattore. Siamo andati a trovarlo nel suo ristorante a Roncole Verdi, in provincia di Parma. E dove lo mandi questa volta, Don Camillo? Questa volta lo mando in Russia. Ma è un viaggio premio? No, è un viaggio punizione. Senti, ma lo sai chi assomigli sempre più a Stalin? È lui che non somiglia più a me. Alla salute! Guareschi, tuttavia, resta un personaggio scomodo per la cultura progressista. La sua pervicace tensione conservatrice gli ha mosso contro tanta parte dell'intelligenza nazionale. Alla brutale eliminazione fisica di cui usa e abusa la dittatura, la democrazia contrappone quella eliminazione legale che, pur rispettando l'integrità fisica del cittadino sgradito, mette lo stesso cittadino nella situazione di scegliere fra il morire di fame, il morire di mal di fegato o il morire di mal di cuore. Una volta una professoressa molto in gamba che insegnava nella prima scuola in cui ho insegnato anch'io, mi sentì dire che avevo consigliato ai miei ragazzi di leggere qualche libro di Guareschi. Mi rimproverò aspramente, diceva, ma quello è un testo qualunquista. Ed eravamo già alla metà degli anni 60. Questo ci indica anche un modo in cui è stato letto, è stato compreso, e il mondo in cui andavano a cadere quei suoi racconti. Tutte le volte che noi li valutiamo dovremmo pensare, ma questo vale in fondo per qualunque autore, qual è il pubblico contemporaneo che li leggeva. Le sfumature del linguaggio di Guareschi sono enormi e non è un linguaggio semplice, è un linguaggio molto articolato, molto complesso, è un linguaggio dei sentimenti, è un linguaggio delle emozioni, ti fa ridere, ti fa piangere. Ebbene, qui occorre spiegarsi. Se i preti si sentono offesi per via di Don Camillo, padronissimi di rompermi un candelotto in testa. Se i comunisti si sentono offesi per via di Peppone, padronissimi di rompermi una stanga sulla schiena. Ma se qualcun altro si sente offeso per via dei discorsi del Cristo, niente da fare, perché chi parla nelle mie storie non è il Cristo, ma il mio Cristo, cioè la voce della mia coscienza, roba mia personale, affari interni miei. Quindi, ognuno per sé e Dio per tutti. È un pubblico profondamente condizionato da questi contrasti che lui presenta in una forma ironica, distaccata, sconsacrata, per così dire. Perché queste due religioni, il comunismo, la fede cattolica, eccetera, da lui vengono ridotte a degli atteggiamenti certamente sinceri e profondi, ma nello stesso tempo degli atteggiamenti che possono essere anche letti in modo lieve e ricondotti alla possibilità di un'intesa, come quando Don Camillo e Peppone decidono di andare a fare qualcosa insieme che deve pacificare un po' tutti. Guareschi ha cercato di trasmettere un'etica, che vuol dire appunto un comportamento nei confronti degli altri, della realtà, che va sempre verso la verità di fondo, cioè una verità umana, una verità di rapporti. Ha fatto veramente delle vignette che raccontavano la distruzione del paese attraverso questa mancanza di etica, cioè mancanza di valori che sono la famiglia, che sono la società, che sono lo Stato, che sono il rispetto dello Stato, il rispetto delle regole sociali. I valori che porta avanti Guareschi non sono valori straordinari, dovrebbero essere i valori normali che dovrebbe avere una società civile quando si vive in comunità e si vive insieme, bisogna rispettare certe regole, anche nella libertà soprattutto di pensiero e di espressione, e lui gliel'hanno fatta pagare in questo senso. Il massimo che mi è stato concesso in Italia è di essere contemporaneo. Ma nessun critico o nessuna autorità nel campo delle lettere mi ha concesso di essere uno scrittore. Probabilmente hanno ragione loro. Inoltre, mentre la mia spiccata tendenza di destra mi rende sgradito alla sinistra, il mio passato di polemista mi rende sgradito al centro. In compenso, la destra mi considera un estremista e mi mette sullo stesso piano della sinistra.
In definitiva, sono a Dio spiacente e ai nemici suoi. Se poi si considera che mi sono macchiato della criminosa scorrettezza di aver avuto notevolissimo successo in Italia e all'estero, è chiaro che la mia posizione non potrebbe essere peggiore. Questo elemento di antiretorica che contraddistingue la sua scrittura, i suoi giudizi, anche la sua vita di uomo, è una costante di Guareschi. Però dobbiamo tener conto che altrettanto forte è la retorica contro lui si trova a combattere, cioè la retorica fascista e la retorica comunista del dopoguerra, comunista o anche di tutti i partiti antifascisti, sono retoriche che su un certo piano si equivalgono. L'Italia procede vittoriosamente sulla strada del benessere. Buon viaggio! Io riprendo a camminare in senso contrario, perché non mi piace viaggiare in comitiva. Inoltre perché, confessiamolo, non amo la vita comoda. Io ho oggi il prestigio del gatto che miagola di notte perché l'hanno chiuso fuori di casa. Chi l'ascolta dice: ti venga un accidente, maledetto rompiscatole! Allora, Piero, qualunque cosa accada qui, mentre io sono là che tiro fuori Guareschi, te vai avanti ad ogni costo, eh? Me ne rispondi, eh? Sì, certo, assolutamente. Allora guarda, tu ti metti là sopra. Attenzione, impalarti bene fra le frasche e non ti far vedere. Tu ti metti là vicino alla colonnina. Quando io sono entrato e appena tirato fuori, come al solito Guareschi, te sei pronto a sparare. Metti il tele, per cortesia. Attenzione. Pronto lei, vero? Lei va bene? No. Sì. Chiedo scusa ai telespettatori, avrei voluto essere io stesso a presentare Guareschi. Ma purtroppo, se mi fossi presentato io a casa sua, credo che mi avrebbe sparato, come già altra volta ha tentato di fare. Perché noi siamo amici a Roma, siamo amici a Milano, ma a casa sua Guareschi non mi riceve. Montanelli fa riferimento a un'intervista precedente che mio padre gli avrebbe rilasciato e ad un incontro che avrebbe avuto con mio padre che non c'è assolutamente stato. E io ne ho le prove perché questo incontro che Montanelli aveva descritto in un libro che si chiamava I rapaci in cortile, raccontava di una visita che Montanelli e Andrea Rizzoli avevano fatto a mio padre qui alle Roncole e ha raccontato un sacco di balle, ma come sapeva raccontarle lui, in modo molto divertente e simpatico. Ho dovuto mandare un mio emissario nella persona del regista Ferroni a cercare di catturarlo vivo, perché questo è il difficile con Guareschi, catturarlo vivo. Morto si può avere, ma vivo è molto difficile. Lui non amava gli intervistatori, perché? Perché lui diceva che il vero intervistato non era l'ospite, ma l'intervistatore. Tant'è vero che questo condizionava, era il vero protagonista, era chi intervistava, non l'intervistato. Speriamo un po'. C'è nessuno. Signor Guareschi? Guareschi? C'è nessuno? Ma io di qui immagino benissimo quello che sta succedendo a Roncole. Ecco chissà quali pensieri dietro quella fronte spaziosa. Ah no, si tratta solo di vacche. Le sue vacche. Finge di essere un grande intenditore di vacche, lui. Dovete dargli una passata col coltivatore. Sì, adesso anche le pronte, ecco. Col coltivatore. Va bene. Adesso c'è anche il coltivatore, sì, no? Sì, sì. Ecco. Sì. Ormai ci abbiamo tutte le macchine. Sì. Va bene? Adesso manca soltanto la macchina per pagare le tasse e poi siamo a posto. Va bene? Ecco. Papà? Cosa c'è? Guarda, quelli della televisione non se ne vanno, eh. Ma come, sono ancora lì? Sono ancora lì, ha messo delle telecamere e dei microfoni, non so. Beh, senti, adesso vai là. Trovi il capo e gli dici che sono andato al caffè. Invece, io prendo il motorino e vado al Po. Sì. E di alla mamma di dargli da bere. Anzi, dille di avvelenarmi. Va bene. Arrivederci. Pronto? Indro? Sono stato sul Po. Sono stato a casa sua. Sono stato al caffè. Che faccio? Vabbè, senti. Venite via tutti.
No, no, no. No, non dico fingere di venire via tutti. Venite via tutti. Lo piantate in asso. Mio padre, alla fine di questa intervista televisiva, ha detto che Montanelli voleva da lui un'intervista, lui non gliel'ha voluta dare, però in un primo tempo, perché gli ha detto: ma guarda, non occorre che tu mi faccia un'intervista, perché riesci molto bene a intervistare le persone, specialmente se non le incontri. Eccolo. Pronto? Beh, senti, Indro, ma qui stiamo barando il gioco. È da stamattina che io fingo di fuggire, di scappare, di fare il fuggitivo. E beh, adesso questi qua se ne sono scappati sul serio. E beh, capisco, ma... E la cosa mi dispiace, perché io avevo già preparato i tortellini, un anitra arrosto, il lambrusco. E la cosa mi secca. Io l'intervista non te l'avevo domandata. Comunque... Adesso la voglio. No, la voglio. No, e dopo il lavoro che ho fatto ne ho diritto, per bacco. Ma no, ma tu le interviste le fai molto meglio quando non incontri le persone che devi incontrare, figurati. Carognone. No, no, voglio, no, va bene, va bene. Tu fammi delle domande e io risponderò. Già, figurati se lo vengo proprio a dire a te, ma neanche per sogno. Va, sai... Ma non saprei proprio neanche qui, insomma è una cosa un po', diciamo, è delicata, ecco. Signor Guareschi, un caffè? Cioè, vengo, vengo subito. Scusa Indro, ma adesso devo lavorare, sai, perché è una cosa seria questa, non è mica, uno, non è giornalismo, neanche letteratura. Io faccio il caffettiere. Io ho avuto la fortuna di ascoltare in anteprima la nascita di un libro di mio padre ed era il compagno Don Camillo, che è nato a Puntate sul Candido nel 1959. E una sera eravamo rimasti a tavola io e mio padre, che mia sorella è andata a letto, mia madre stava facendo le faccende in cucina. E mio padre ha detto: aspetta, Dati, hai tempo, ti voglio raccontare una cosa. E mi ha raccontato la trama di quello che sarebbe stato il viaggio di Don Camillo travestito da comunista in Russia. La cosa bella è che man mano che raccontava lo stava inventando. Sì, e infatti lo ha sviluppato raccontandolo. Di solito lui sviluppava disegnando le cose. Raccontando, in bel momento siamo arrivati al punto che bisognava preparare la dotazione per Don Camillo, dotazione come sacerdote, e non poteva andare con crocifisso o altro. E allora ha detto: beh, come fa Don Camillo a portare un crocifisso? Ah sì, dice, lo mettiamo dentro una penna stilografica. Sì, ma e le braccia? Ah, le facciamo pieghevoli che si tirano in dentro, poi dopo ci si mette sul cappuccio, e così è andato avanti per circa 2 ore, finché... Dopo siamo andati a letto e la sera dopo mia madre mi ha detto: tuo padre ti ha raccontato qualcosa ieri sera, sì, e ti eri commosso, vero? Sì, perché se ne è accorto. Lo scrittore e giornalista Giovanni Guareschi è morto stamane a Cervia, dove si era recato per trascorrere un periodo di convalescenza. Si sono svolti questa mattina a Roncole Verdi, in provincia di Parma, i funerali di Giovanni Guareschi. Nonostante la pioggia, tutta la popolazione del paese ha voluto porgere l'estremo saluto allo scrittore.
C'erano anche il gonfalone di Busseto, una delegazione di Fontanelle di Roccabianca, paese natale di Guareschi, e accanto alla gente umile di campagna, giornalisti, scrittori e personalità. Tra gli altri Giovanni Mosca, Nino Nutrizio, Carlo Manzoni, Enzo Biagi e il costruttore d'auto Enzo Ferrari. Dalla casa dove era stata allestita la camera ardente, la salma di Guareschi è stata portata a spalle dal figlio e da amici nella chiesa parrocchiale di Roncole, dove il parroco Don Adolfo Rossi, amico e confidente dello scrittore, ha celebrato il rito funebre. Sempre sotto la pioggia, il corteo ha raggiunto il Camposanto, dove il cappellano militare Don Onorio Campana, che fu compagno di prigionia di Guareschi nei lager nazisti, ha ricordato la figura dello scomparso e quello che lo scomparso fece per alleviare le sofferenze dei suoi compagni di prigionia. Messaggi di cordoglio continuano a pervenire da ogni parte d'Italia e dall'estero alla famiglia dello scrittore, tra gli altri quelli di Gino Cervi e di Fernandel, Peppone e Don Camillo, gli indimenticabili personaggi dello scrittore scomparso. Posseggo un grosso capitale che nessuna inflazione, nessuna rivoluzione potrà mai portarmi via. Il ricordo vivo di una giovinezza intensamente vissuta e mai tradita. E il ricordo di quei 5 o 10 o 15 giorni che rappresentano nella vita di ogni uomo, anche nell'uomo che campa 100 anni, qualcosa di diverso, di importante, di indimenticabile. La vita è breve proprio per questo. Anche se si campa un secolo, si vivono pochissimi giorni.